Allora, ragazzi, faccio un video per caricare le immagini satellitari su Orux Maps con i VMS. Adesso vi manderò il link sulla chat in modo da poterlo aprire e copiarlo immediatamente dal cellulare. Quindi aprendo Orux, le impostazioni delle mappe sono nel loghetto della mappa, questo a destra, cliccate su cambia mappa e vi dà un elenco precaricato, livelli, world, e dentro ci sono tutte queste mappe. Io generalmente carico la cycle map perché è molto leggera e presenta anche i sentieri, quindi io sto seguendo un sentiero e vedete che in realtà esiste anche su questa mappa, quindi è molto utile. Ora io voglio vedere un'immagine satellitare su Orux, vado ad aprire, a creare un VMS, quindi clicco nella scritta VMS, incollo in questo spazio il link, do ok e lui mi carica tutto l'elenco di mappe disponibili della regione, del geoportale del regionale. Qui posso scegliere dagli anni 40 fino al 2016. Mettiamo 2016, così ovviamente sarà più aggiornato la situazione. L'unica cosa che devo fare è impostare lo zoom minimo 0 e massimo 20 e scrivere il nome, ortofoto 2016, cliccate e date ok sulla spunta in alto. A questo punto ce le avete aperte, andate sulla cartella VMS e vi salterà fuori 2016. Ovviamente è un collegamento ad internet, quindi necessita del segnale internet. Una volta che la apre, che la precarica, comunque anche perdendo il segnale si mantiene per un certo tempo. Se fate dei movimenti, aggiornamenti, ovviamente la perdete. Diciamo un valore aggiunto che a me piace, soprattutto nell'ambito della mappa 1968, che potete ricaricare, quindi per avere un'altra mappa dovete rifare la procedura e salvarne un'altra. Con 1968 vedete in bianco e nero, vedete la situazione com'era 60 anni fa, in poche parole, anzi 70 anni fa. Io sono la vedetta di Capopecore, quindi si distingue l'edificio della vedetta, che è questa casermetta qua, che ora è un rudere. Ok?